Gianni Fiore è candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, quasi un 11%, un voto soddisfacente oppure no? Sì, in realtà era quello che io mi aspettavo, fra l'11 e il 15%, per cui stiamo arrivando alla soglia che io mi aspettavo. Forse poteva andare meglio, però come prima volta penso che sia più che soddisfacente, voglio dire, combattere contro due corazzate come quella del centrodestra con 5 liste, soprattutto quella del centro-sinistra con 8 liste, penso che sia un risultato più che soddisfacente. Ripeto, io vengo dalla vita normale, loro sono politici di professione, quindi raggiungere questo risultato secondo me è più che soddisfacente. Di più sarebbe stato troppo presuntuoso pretenderlo. Una piccola rappresentanza politica a Palazzo San Domenico del Movimento 5 Stelle. Beh, questo era l'obiettivo minimo che noi ci siamo prefissati sin dall'inizio, senza farci false illusioni o quant'altro. Forse l'euforia del momento si cavalcava l'onda del contro Riccardi, però io ho sempre cercato di mantenere i piedi a terra e sapevo perfettamente che sarebbe stata una guerra molto molto dura. Certo, probabilmente la vera guerra comincerà ora, visto che seduti fra gli scranni sicuramente si potrà fare molto di più. Noi ci insediamo come cuneo, noi siamo partiti che dovevamo essere la spina nel fianco di questi politici e di questo sistema politico, per cui è già un altro passo avanti, soprattutto in una città come questa che è un collegio blindato rosso fondamentalmente, per cui ripeto, secondo noi secondo me personalmente è un buon risultato, quindi da questo magari partire per cercare di aumentare i consensi e far vedere alla gente che quello che noi diciamo lo facciamo.